Ciao amici, bentornati. All'interno di questo video ho realizzato una guida completa all'applicazione crypto.com e alla sua carta di credito. Da quando l'ho ricevuta ho avuto un sacco di gioia, infatti in questo video racconto di come avere Netflix gratuito. Infatti con la carta crypto.com, sottoscrivendo un piano di stake da almeno 50.000 CRO, se non sai cos'è vai a vedere la guida per capirlo meglio, tutti i costi di Netflix mi vengono rimborsati al 100%. Ma non è l'unica cosa, infatti oggi voglio farti vedere come anche l'abbonamento di Shopify mi viene totalmente rimborsato al 100%. Eccoci sul mio account di Spotify. Questo mese ho disattivato il rinnovo automatico dell'abbonamento. E questo perché? Perché voglio mostrare in diretta se il cashback di crypto.com per quanto riguarda Spotify funziona veramente. A questo punto vado ad aggiornare i miei dati ed inserisco i dati della mia carta di credito di crypto.com. Inseriti tutti i dati, vado a modificare i dettagli di pagamento. Ok, attenzione, non mi prendeva i dati della carta. Perché? Perché bisognava inserire l'utilizzo internazionale della carta. Per fare questo dove si va? Bisogna andare all'interno di crypto.com, carta, pulsante qua in cima della carta, in alto a destra, e attivare l'opzione utilizzo internazionale. Perfetto, i dettagli di pagamento sono stati aggiornati, sembra che Spotify a questo punto sia nuovamente attivo. Andiamo a vedere cosa è successo sul riepilogo della carta di crypto.com. Bene, aggiorniamo la schermata, dovremmo vedere che sono stati sottratti esattamente 14,99€ per Spotify, l'operazione è stata completata. Ma adesso andiamo all'interno della sezione conti, in particolare all'interno del mio crypto wallet di CRO. Scorriamo un attimo e vediamo che proprio qua abbiamo un card rebate di Spotify da 76, spiccioli CRO, equivalente a 10,70€ di rimborso. Ora chiariamo subito un dubbio. Il mio abbonamento costa 14,99€. Come mai crypto.com mi rimborsa solamente 10,70€? In realtà la motivazione è presto detta. All'interno dell'accordo per quanto riguarda la carta di crypto.com è specificato effettivamente che il rimborso sarà fatto di $12,99, quindi in equivalente euro attualmente col cambio che c'è ora sono €10,70. Per quanto riguarda invece il cashback di Netflix, ossia il contenuto che ti ho linkato all'inizio di questo video, il rimborso è calcolato su un massimal di $13,99. Detto questo ragazzi, il cashback di Spotify su crypto.com funziona esattamente come quello di Netflix. Come ultima cosa ricordo solamente che la carta che ho sottoscritto io con crypto.com prevede il 3% di cashback su ogni pagamento, l'accesso alle aree lounge di ogni aeroporto e giusto per finire il 10% di ricompense in stake. Detto questo amici, grazie per aver visto questo contenuto, se ti è piaciuto metti un bel pollicione in alto e iscriviti qui sotto al canale e noi ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!